Stanotte purtroppo nella nostra città è accaduto un atto vandalico, un atto delinquenziale gravissimo che ci ha lasciati veramente atterriti tutti. Adesso eravamo qui che parlavamo con alcuni cittadini. Una cosa che in realtà non ci saremmo mai aspettati è che lascia un profondo interrogativo in tutti quanti noi. Aver bruciato un giochino della villa comunale nel luogo deputato alla frequentazione dei giovani e dei bambini è qualcosa di inaccettabile, che non possiamo lasciar trascorrere come se fosse, ecco, un atto, come dire, una ragazzata. È chiaro che l'incendio è stato provocato, è stato premeditato, perché il materiale con cui è stato appiccato è stato portato in loco con l'intento di far bruciare tutto. Sono bruciati anche alcuni lampioni, parte di un albero, e anzi, fortuna com'è andata, perché con il verde che c'è attorno si sarebbe potuto fare un bilancio anche più grave. Questa volta non saremo in nessun modo flessibili, comprensivi. Se questa è opera di ragazzi, poco ci interessa che siano minorenni o maggiorenni, chiederemo che ci siano le giuste pene, adeguate alla gravità dell'offesa e al patrimonio pubblico e all'ideale e all'immagine della nostra città. Abbiamo già delle immagini e speriamo che da queste immagini che stanno visionando ora i vigili urbani sia possibile individuare in una maniera più precisa possibile gli autori. Abbiamo delle buone piste, diciamo così, investigative su cui lavorare.